serie, questi quanti, carichi pimpanti, Arzillo nel canale, un altro video insieme. Dobbiamo andare a trattare diversi argomenti stasera, perché ovviamente dobbiamo parlare delle parole di Sabatini, che ancora una volta ha detto che secondo lui l'Inter è praticamente la pretendente al trono d'Italia e soprattutto fa la corsa su se stessa, praticamente da sola, non ci sono avversari che possono competere con lei. Quindi io avrei pochissimo a dire su questa frase, però siccome ci sono tanti spunti di riflessione, voglio dire la mia. E poi ovviamente dobbiamo parlare di Locatelli, perché è stato praticamente rimandato a casa dopo la convocazione Pesaro Spalletti, proprio perché ha un piccolo infortunio, una piccola frattura che speriamo si rimargini entro poco. Secondo me comunque tornerà a disposizione prima di Juventus-Inter. E ovviamente anche Huijsen, che è stato disconvocato appunto dalla nazionale olandese, e anche lui, vabbè, comunque non è un titolare, però comunque è un giocatore fondamentale per le rotazioni, perché siamo veramente contati in difesa, quindi è fondamentale recuperare anche lui. E poi andiamo a vedere una serie di dati, tra l'altro anche quello rivolto a Tudor, che sarà il nuovo allenatore del Napoli, e gli faccio un grosso in bocca al lupo, perché secondo me è un allenatore che avrà un futuro e farà un'ottima carriera. E ricordiamoci che comunque fece bene sia al Verona che al Marsiglia, e anche prima all'Udinese, quando fece un filotto di 4-5 vittorie, quando subentrò all'allenatore che fu esonerato a fine stagione. E ricordiamoci anche che lui è stato uno di quelli che ha dato un'impronta maggiore al 3-5-2 usato da Pirlo e Baronio, e che ci ha anche consentito fondamentalmente di arrivare quarti con 78 punti, vincendo Coppa Italia e Supercoppa. Parto con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi, benvenuti in community. Lo Stivello Magno vi accoglie con un grande abbraccio, forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e ardore, tra questi tutti i meravigliosi e strabilianti abbonati. Allora, partiamo dalle parole di Sabatini, perché ancora una volta, quando non c'è neanche bisogno di commentare certe situazioni, perché comunque Allegri e la squadra sta facendo molto bene, è a 29 punti, meno 2 dal primo posto, e sta facendo un signor campionato a livello di risultati, tralasciando il gioco e tutto il resto. Non capisco perché ci sia bisogno ogni volta di mettere Allegri in prima pagina, che non ha bisogno, no, di essere protetto, così come non ha bisogno di sentirsi dire da Sabatini che l'Inter è troppo più forte, Allegri sta facendo miracoli, e che questa Juventus non ha grandi ambizioni se non quella di arrivare nelle prime quattro. Fondamentalmente non c'è bisogno di fare tutto questo, se non vendere giornali e continuare a fare cliccate facili, perché comunque crei contraddittorio e crei comunque un astio in quella parte di tifoseria che non è d'accordo su queste frasi. Quindi insomma io dico la mia, sinceramente parlando, l'Inter sicuramente a livello di gioco sta esprimendo qualcosa di meglio rispetto alla Juventus, ma a livello di situazione, diciamo, fisica, atletica, di rosa, eccetera, non è, secondo me, più forte della Juventus, ok? Tenendo conto anche del fatto che la Juventus non ha le coppe e quindi ha la possibilità di preparare partita per partita in maniera perfetta, meticolosa, come dicevamo. Allora, una cosa è certa, il centrocampo dell'Inter sicuramente è superiore nella totalità alla Juventus, se si parla di qualità e di consistenza, però la Juventus, dal canto suo, per come gioca, cioè schiacciata dentro l'area, secondo me ha possibilità di battere quest'Inter. Lo abbiamo visto anche l'anno scorso, quando abbiamo vinto due scontri diretti su due, poi pareggiamo in Coppa Italia l'andata e perdemmo a San Siro ritorno. Però comunque, ripeto ragazzi, una tipologia di gioco che, diciamo, predilige la compattezza difensiva e la ripartenza, lo sfruttamento delle, diciamo, delle occasioni, degli episodi che ti girano a favore, è chiaro che può portarti comunque a vincere anche contro un Inter più forte di te sulla carta, no? Però io non condivido il fatto che l'Inter, con le coppe di mezzo e un dispendio energetico notevole, perché ripeto, l'Inter fino all'ultima giornata lotterà per il primo posto nel girone, e poi attenzione, perché se dovesse passare seconda beccherà comunque un ottavo di finale complicato, e diciamo che nell'arco di tempo tra febbraio e marzo, ci sono 4-5 partite di campionato, potrebbero perdere dei punti notevoli, e la Juve avrà anche un calendario agevole nella seconda parte. Quindi attenzione a mettere le mani troppo avanti dicendo che l'Inter fa la sfida su se stessa, è l'unica che può perdere il campionato, perché secondo me esageriamo. Come vedete anche nel titolo non ho attaccato Sabatini e non mi permetterei neanche di fare con Zazzaroni sul personale o roba del genere, però è doveroso dire la mia opinione su quello che ho visto e letto, perché non voglio che passi il messaggio che la rosa è scarsa, che può puntare solo al quarto posto, perché siamo, allora abbiamo detto, a più 9 sull'Atalanta che è quinta e sulla Lazio e Roma che sono sotto, e a più, se non sbaglio, 8 sul Napoli che è quarta,
E poi siamo a più 6 sul Milan, che è terzo. Quindi capite, ragazzi, che secondo me se noi sfruttiamo l'ondata dei risultati positivi e continuiamo ad avere consapevolezza dei nostri mezzi e i giocatori continuano ad andarsi man forte l'un con l'altro, sopperendo anche ai gap tecnici, possiamo tranquillamente lottare minimo per il secondo posto e, ripeto e ribadisco, fino a maggio lottare per lo scudetto, salvo che non incappiamo in un filotto di sconfitte, magari già partendo da Inter, Napoli e Roma, e allora lì potrebbe cambiare qualcosa. Già, se non dovessimo perdere contro l'Inter, augurandoci di vincere, ma metti che pareggiamo, rimaniamo comunque alla stessa distanza, no? E quindi, secondo me, il campionato, la 13ª giornata, parlando proprio dopo Juve-Inter, è completamente aperto. È per quello che ci tenevo veramente a sottolineare questo fatto, questo discorso, perché purtroppo c'è ancora chi prova in qualche modo a diminuire il valore della Juventus e esaltare quello dell'Inter per facilitare un po' il ruolo giornalistico. Ma bisogna essere obiettivi. La Juventus, soprattutto se fa i rinforzi che dovrà fare a gennaio, e attenzione perché Pogba potrebbe rescindere a brevissimo, ecco che potremmo andare su Samuels e Josep Paul, eventualmente fare una pazzia per Thuram mettendo Illing al Nizza. Non è detto che la Juventus non si rinforzi anche in maniera preponderante e decisiva a centrocampo. Quindi io continuo a ripetere che è un blef quello di esaltare l'Inter, magari mettendo pressione a Marotta e su, suoi, e Inzaghi. Quindi ecco, chiudiamo questo capitolo, parliamo brevemente di Locatelli. Purtroppo, e dispiace dirlo, non sarà nelle convocazioni di Spalletti perché ha avuto questo problema di frattura e sarebbe stato fondamentale nelle rotazioni anche contro Ucraina e Macedonia del Nord in cui ci giochiamo l'Europeo. E quindi attenzione, speriamo che non sentiremo molto il peso della sua mancanza, però ecco, è meglio che Locatelli torni alla base perché sarà fondamentale averlo al meglio tirato a lucido nel derby d'Italia. Stessa cosa per Hauser, che è stato rimandato indietro dalla nazionale olandese Under. Ecco, anche lui, ripeto, ci auguriamo che non sia nulla di che, e ha solo un problema alla schiena, quindi dovrebbe riassorbirsi entro breve con un lavoro differenziato. Ecco, e per concludere volevo fare, ripeto, un in bocca al lupo a Tudor, che è stato scelto come allenatore, tra virgolette, low cost, dopo che si era tenuto libero per la Juventus, dopo il Marsiglia, dimissionandosi dai francesi e rimanendo a piedi, perché si aspettava la chiamata della Juve già a luglio. Ecco che ha accettato di sposare la causa partenopea con De Laurentiis, che dimostra di avere gli attributi, e esonerare un Garcia che comunque era quasi, dico quasi, arrivato come secondo all'ottavo di finale di Champions, che era un primo obiettivo non facile, in un girone con Union Berlin, Real Madrid e Braga. E poi è comunque tra le prime quattro, quindi non è che stesse facendo un campionato scandaloso, però capisco anche che De Laurentiis è un presidente che vede subito se il giocattolo si rompe, perché queste sconfitte sono sintomo di qualcosa che non va a livello proprio di ingranaggio, no? Nella totalità della rosa. Perché perdere in casa con l'Empoli, con tutti i complimenti che possiamo fare a Andreazzoli, è veramente un punto di non ritorno, e quindi l'ha visto come una spaccatura insanabile. Ed ecco che ha proposto prima Conte, che ha rifiutato. Ha tenuto in stand-by Cannavaro fino all'ultimo, però Tudor ha dato il suo sì e quindi ci sarà Tudor. Occhio, perché Tudor potrebbe farci anche qualche scherzetto quando giocherà contro di noi, specialmente al Maradona. All'andata avremo Juventus-Napoli, quindi probabilmente potremo anche dare veramente del filo torcere ai partenopei. Però occhio al gioco di Tudor, il 3-5-2, bello compatto e anche iperoffensivo, segneranno tantissimi gol e marcheranno uomo a uomo, ma non col Verona, queste squadre qua, ma con una squadra di primo livello. Quindi attenzione, perché è un centrocampo solido come ha il Napoli, infoltito anche da due esterni che faranno appunto i quinti di sinistra e destra, potrebbe veramente essere una spina nel fianco un po' per tutti. Ditemi la vostra, un bel pollicione, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci. Un abbraccio forte da me, Danila. Come sempre vi ricordo, scrivetemi anche in privato su Stivello Magno Facebook, aggiungetemi come amico, vi farò avere anche lì tutte le notifiche che dovessero arrivarvi tramite YouTube. A presto, fino alla fine, forza Juventus!